L'avete visto, vero? Wow! Wow, e come? La chiave deve essere l'amuleto che Eitam ha preso a Londra. Ora sappiamo com'è fatto, ma non sappiamo dove si trova. Desmond, devi continuare. E anche un tuo antenato. Perché non entri tu nell'Animus? Cosa? Che diavolo dici? Sembri un bambino di 6 anni. Ma che ti prende, Desmond? Vuoi sapere che mi prende? Sono stufo di non avere voce in capitolo. Desmond, fai questo. Desmond, fai quello. Desmond, sarà meglio che trovi una soluzione, altrimenti il sole ci ridurrà in cenere. E so di essere stata carina con te, ma invece sono parte anch'io del piano dei Templari, e quindi sì, vorrei tanto che finissi sotto il controllo di un'entità aliena in modo che tu possa uccidermi. Quindi ecco la risposta. Sono stufo di essere una cazzo di pedina! Credevo sarebbe stato diverso con te. Insomma, sei mio padre, ma alla fine sei esattamente come i Templari! Non dirmi mai più che sono uguale a quei bastardi. Capito? Tutto ciò che faccio, tutto ciò che ho fatto, è stato per te. Forse ho voluto troppo? O ti ho chiesto troppo? Ma cerca di tenere bene a mente cosa c'è in gioco qui. Devi capire cosa fare, figliolo. Non abbiamo più tempo. Bene, sono in imbarazzo, ma farò finta che non sia successo niente e vi aggiornerò tutti come al solito per cercare di accorciare i tempi. Niente di buono. Sembra che il tempio sia alimentato da alcune... Beh, le chiamerei batterie. Ne avete incontrata una entrando, ma temo che non ce ne siano più. Almeno non qui. Hai idea di come possiamo sostituirle? Non ancora, no. Voglio introdurmi nel database dell'Abstergo. Se trovassi qualche riferimento a quegli aggeggi lì dentro, poi forse potrei rimediare. Vedi cosa puoi fare. Ma certo. Senti, Desmond, puoi dare un'occhiata qui in giro o ritornare nell'Animus? Su cosa lavori? Un mucchio di cose. Se devi entrare là dentro, ci serve un modo per controllarti e comunicare con te. Violare i sistemi di sicurezza locali ci aiuterà. Grazie. Per cosa? Non so, per tutto. Vi siete sacrificati per me, tu e Sean. Tu hai potenziato l'Animus, mi hai aiutato ad addestrarmi, mi hai risvegliato dal coma. Tu hai inserito tutto nel database, per risolvere gli enigmi di Clay. So che non è stato facile lavorare con me. E mi dispiace. E voglio che sappiate che, anche se non sono bravo a dirlo, apprezzo molto quello che avete fatto. Pensi che alla fine otterremo delle risposte laggiù? Forse. Finora parlare con quelli non è mai stato facile. Immaginate come deve essere per loro. Cosa vuoi dire? Sono separati da noi da decine di migliaia di anni. Hanno una lingua e una cultura del tutto diverse. E soprattutto un'intelligenza superiore alla nostra. È già una fortuna che siano riusciti a comunicarci qualcosa. Non capisco perché abbiano reso tutto così difficile. Se vogliono qualcosa da me, dovrebbero farsi avanti e dirmelo. Mi sono chiesto la stessa cosa. Ho idea che Giunone e Minerva non andassero d'accordo. Sto studiando tutto ciò che ho per le mani. Ma forse laggiù troverai qualcosa che faccia luce su questo mistero. Cos'è successo fra loro? E perché? Cosa pensi ci sia oltre la porta? Non ne ho idea. Credi che possa salvarci? Beh, loro pensavano di sì. E se fosse pericoloso? Non è che abbiamo molte alternative. Potremmo, non so, avvertire il presidente? E lui che cosa farebbe? E chi ti dice che non sia in combutta con l'Abstergo? Sembra che lo siano tutti. E se andassimo da loro? All'Abstergo, dico. Ci ho pensato, in effetti. Mostrare loro ciò che abbiamo, per lavorare insieme. Di certo sanno molte più cose di noi, ma... Ma cosa? È possibile che sappiano già che cosa accadrà. E che vogliano che accada.
Per quanto ne so, potrebbero nascondersi nei bunker ora, in attesa dell'apocalisse. E poi, quando è tutto finito, uscire allo scoperto e prendere il controllo. Dio, spero che ti sbagli. Anch'io, Rebecca. Anch'io. Bene, devo tornare al lavoro. Sì? Volevo soltanto salutarti. Hai cose più importanti da fare ora. Oddio, papà. Cosa? Che cosa vuoi che dica? Non lo so. Ciao, figliolo. Come stai? Che hai fatto di bello? Io so che cosa hai fatto. Niente. Hai sprecato anni in un buco di appartamento con un lavoro inutile mentre tutti noi lottavamo per poter sopravvivere. Sei un vero stronzo. Ah, oh, vorresti colpirmi di nuovo? Perché questa volta reagirò. Torniamo al lavoro ora, ok? Guardate un po' qui. Che cos'è? Beh, non saprei, ma credo un contatore. A giudicare dall'iconografia, ritengo probabile che quando si svuoterà, inizierà la fine. Ciao Desmond, come ti va? Il solito. Altro giro, altro antenato. Chi avrebbe detto che c'era un templare fra i tuoi avi? Credo abbia iniziato come assassino. Devono averlo convinto. Hai ragione, infatti. Ho controllato negli archivi e sembra che il padre di Eitam fosse un assassino. Quindi è logico che lo fosse anche lui. Almeno per un po'. Hai scoperto altro? Il tizio all'opera era Reginald Birch, gran maestro del capitolo dei Templari di Londra. Lui e il padre di Eitam, un uomo di nome Edward, beh, erano rivali da sempre. Pare che Birch abbia circuito Eitam quando era molto giovane, così è riuscito a convincerlo a cambiare fazione. Chissà come ha fatto. Indagherò ancora un po'. Ti prego, dimmi la verità, Desmond. Credi davvero che ce la faremo a uscirne vivi? Non lo so. Insomma, non sarà facile. Se la prima civilizzazione ha fallito, come diavolo facciamo noi a salvare il mondo? C'è ancora tempo. Restano meno di 2 mesi. Loro hanno avuto e tantissime risorse. E il peggio è che sapevamo che sarebbe successo da... quanto? Secoli? La storia si ripete, quindi. La prima civilizzazione era occupata a farci guerra e nessuno si è accorto di niente. Noi sapevamo la verità, ma stiamo combattendo contro i Templari. Fantastico. Speriamo che dietro quella porta ci sia qualcosa di utile. In ogni caso... beh... ci abbiamo provato. Torno al lavoro. E forse dovresti fare lo stesso. Pensavamo di poterci salvare. Volevamo affrontare l'ira del sole e domarla. Occorrevano 4 torri per contenere la sua furia e disperderla. Ma con ciò che sapevamo e che avevamo, ci voleva troppo tempo. Migliaia di anni non sarebbero bastati a terminare il lavoro. La prima torre non fu mai ultimata. Il progetto fu abbandonato. Tentammo altro. Ma mentre pensavamo a un'alternativa, alcuni tornarono. Pensavano di automatizzare il processo. Il metallo sarebbe riuscito dove noi fallivamo.
Se non potevamo reggere la forza, forse potevamo imbrigliarla. Sapevamo già generare dei campi per proteggerci in battaglia. Ma erano dispositivi molto piccoli. Replicarli in dimensioni proporzionate al mondo intero. Ci mancava l'energia. Metà pianeta, dissero allora. Sempre meglio che niente. Provammo. Fallimmo ancora. Un quarto, chiesero. Ma non era possibile. Un sesto, un ottavo, un decimo almeno. La risposta era sempre la stessa. Forse si poteva salvare una città. Ma non avevamo più tempo. Così rinunciamo.